cominciamo con il primo esperimento, quello degli allungamenti statici, quindi la legge di Hooke. Prendiamo la molla dura e la appendiamo a un sostegno. A fianco mettiamo una riga millimetrata che servirà a misurare gli allungamenti della molla. Non è importante se questa riga millimetrata è più in alto o più in basso. Qua per esempio l'ho appoggiata in modo tale da realizzare l'esperimento nelle condizioni più comode. Qui vediamo la molla in primo piano, che ancora non abbiamo appeso nessuna massa. Scegliamo un punto di riferimento della molla, potremmo scegliere il gancetto, io ho scelto l'ultima spira, quindi esattamente questo punto, e segniamo la sua posizione iniziale sulla riga millimetrata. Questa posizione è 773 mm. Ora appendiamo alla molla il portapesi da 25 grammi. La molla si allunga un po' e andiamo a guardare dove arriva adesso il punto di riferimento che abbiamo scelto, quindi l'ultima spira. Si trova a 748 mm. Andiamo quindi a scrivere nel file Excel la posizione raggiunta dalla molla in corrispondenza di 25 grammi di massa appesa. Invece in corrispondenza di 0 grammi la posizione era 773 mm. Proseguiamo appendendo 50 grammi, costituiti come si vede qua dal portapesi di prima, 25 grammi, più un altro pesetto da 25 grammi. La molla si allunga ancora e l'ultima spira raggiunge i 724 mm. Andiamo a scrivere questo valore nel file Excel in corrispondenza di una massa appesa di 50 grammi. In questa colonna è riportato l'allungamento. L'ultima spira della molla è passata da 773 mm a 724 mm, quindi la molla si è allungata della differenza fra questi due valori, che è 49 mm. Prima l'allungamento invece con 25 grammi era stato di 25 mm. Proseguiamo, appendiamo 100 grammi, aggiungendo ai pesi precedenti un altro peso da 50 grammi. La molla si allunga ancora e raggiunge i 674 mm. Inseriamo il valore e vediamo che adesso l'allungamento è di 99 mm. Già cominciamo a vedere una diretta proporzionalità tra le masse appese, 25, 50, 100 grammi, e gli allungamenti prodotti, 25, 49 e 99 mm. Aggiungiamo un altro peso da 50 grammi, quindi ora la massa totale è di 150 grammi, 25, 25, 50, 50. L'ultima spira della molla raggiunge adesso i 626 mm. Inseriamo il valore, l'allungamento è 147 mm. Rispetto ai 773 mm iniziali. Aggiungiamo altri 50 grammi, siamo quindi a 200 grammi. Ora la molla arriva a 577 mm. Inseriamo nel file Excel, l'allungamento è di 196 mm. Aggiungiamo altri 50 grammi, siamo a 250 grammi totali appesi. L'ultima spira arriva alla posizione 528 mm. Inseriamo nel file Excel, l'allungamento risulta 245 mm. Procediamo ancora, altri 50 grammi, siamo quindi a 300 grammi. La molla arriva a 478 mm. Inseriamo il valore, l'allungamento 295 mm. Andiamo avanti, altri 50 grammi. Siamo quindi a 350 grammi totali e più di questo non potremo aggiungere perché non c'è più posto sul portapesi. L'ultima spira della molla arriva a 430 mm di posizione. Inseriamo il valore, per differenza rispetto a 773 mm iniziali, l'allungamento è 343 mm. E si conferma praticamente la proporzionalità diretta tra le masse appese e gli allungamenti. Infatti 350 grammi appesi fanno allungare la molla di quasi 350 mm. 300 grammi facevano allungare di 295 mm, quasi 300, 250 quasi 250 mm. Quindi all'incirca ogni grammo che appendiamo fa allungare la molla all'incirca di un millimetro. Infatti 50 grammi 49 mm, 100 grammi 99, 150, 147 e così via.